26 giugno del 2024. Siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Che un santo, da una parte monaco, monaco certosino, d'altra parte diventa vescovo. Il Sant'Andelmo di Scigny, vicino Chambéry, nato nel 1107 in questo castello di Scigny, ma il comune è Chambéry. Da piccolo fu attratto dai monaci certosini e quando raggiunse l'età adatta entrò a far parte della certosa di Porto in Francia. In seguito divenne addirittura generale di tutta la grande certosa. C'erano 8 monasteri indipendenti l'uno dagli altri, anche se era San Bruno. Gli unì in una sola regola, rendendolo più indipendente ma uniti, tanto che lo fecero generale della grande certosa. Da monaco certosino vide che in un monastero c'era un forziere di oro, di argento, di monete, lo svuotò di tutto ai poveri. Poi, siccome favorì il Papa Alessandro III contro l'antipapa Vittore, il Papa lo costrinse a diventare vescovo. Il vescovo di Belley. Questo nel 1163. Da vescovo, sempre rimanendo certosino, riuscì a correggere gli abusi del clero, del concubinato, della simonia. Addirittura mandato dal Papa a conciliare in Inghilterra Enrico II con Tommaso Becket, ma non riuscì ad andarci. Infatti sapete che finì male, il re fece uccidere Tommaso Becket. A Belley, dove si spense, addirittura tutto il territorio, un paese, sotto il suo dominio, ebbe anche cambiato il nome. Andelmopoli. C'è da dire infine che il patrono di Belley. Il Vangelo è di San Matteo, capitolo 7, versetti 15-20. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci.
dai loro frutti li riconoscerete. Raccoglie forse uva dagli spini o figli dai rovi, così ogni albero buono produce frutti buoni, ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Parola del Signore, lode a Dio. Nei nostri giorni calamitosi, quasi di apostasia totale, quasi, le chiese si svuotano con la crisi demografica, ci sono pochi giovani, pochi bambini, gli anziani con le medicine odierne, con gente efficace, si sono moltiplicati. Nella chiesa rimangono tante volte gli anziani. E la gente, si sa, quando lascia la religione, quindi si tiene un po' lontano dai mezzi che portano a Dio, si rivolgono a Satana, allora i maghi e anche i veggenti. Il Signore ci avverte, state attenti, verranno giorni in cui ci saranno falsi profeti che travestiti da pecore sono lupi rapaci, ma dai frutti li riconoscerete. Allora si capisce, diciamo, tiriamoci lontano dai maghi, si capisce che sono o imbroglioni oppure soggetti a Satana. Ma riguardo ai veggenti che sono moltiplicati, la gente ha bisogno di toccare il sacro, forse in maniera superstiziosa, in maniera interessata, si cercano miracoli, segni. Ed è, diciamo, un segno di questo tempo, di questo nostro tempo difficile. Ma il Signore, ecco, non ci abbandona. Ci sono dei veggenti. E la Chiesa, giustamente, deve essere cauta. Ecco, a provare la veridicità delle apparizioni o le persone anche che hanno queste apparizioni per vedere i frutti. Io mi ricordo l'apparizione della Madonna a Belpasso, l'arcivescovo buon marito di quei tempi. Non si è fatto un problema se era vero o non era vero. La faccio il santuario. La gente ci va a pregare, la faccio il santuario. Infatti ancora la gente va a pregare. C'è un sacerdote assiduo ogni giorno, c'è la messa, tanta gente va a pregare. Così anche per le altre apparizioni. Certo, il problema è burocratico, ci vuole tempo, la chiesa è cauta, su Međugorje ancora siamo in aria, ma intanto è santuario ormai ed è alle dipendenze del Papa direttamente. Altre situazioni, io reputo l'apparizione attraverso un quadro, un nostro fedele di Palermo, della Zizza, che ha ricevuto dei messaggi. Ora, è vero o non è vero l'apparizione? Che importa? Bisogna vedere i frutti.
Io personalmente sto vedendo i frutti. Si sono moltiplicati i gruppi di preghiera. Quindi a me personalmente non interessa se sia vera o non vera l'autenticità dell'apparizione. Anche i messaggi sono esortativi, non sono stratosferici, oppure che cosa di terribile. Sono esortazioni e ammonizioni, molto semplici. Ma quello che è bello, è grande, i frutti. Si stanno moltiplicando, dato che è suggerito da questa presunta apparizione, di unirsi il 29 di ogni mese e pregare che cosa? Padre nostro, Maria e Rosario, tutte preghiere approvate dalla Chiesa, la lettura del Vangelo, la spiegazione del sacerdote, ma i frutti ci sono. Si è creata un'associazione, un'organizzazione così perfetta da sbalordire, come si vede che non è la capacità del nostro fedele giovane, ma si vede che c'è la mano di Dio. Allora approfittiamo, andiamo avanti. Verrà tempo in cui, come tutte le apparizioni, sono sempre problematiche, ma quando vengono risolte poi si vanno in santuario. Alleluia, dai frutti li riconoscerete. E i frutti sono buoni. Alleluia. Sempre in obbedienza alla Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Non spegniamo lo Spirito di Dio, come dice San Paolo e Tessalonicesi 5:23. Fate fare discernimento e non spegnete lo Spirito di Dio. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e vi protegga. Gloria faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Gloria rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. L'importante è pregare, pregare ed amare. Obbedire, pregare e amare fino a sacrificio di se stessi. Per i malati, per i disoccupati, per tutti quelli che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, e così vedi in seguito. Con l'aiuto della nostra Mamma Santissima, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio e questo santo, grande monaco, riformatore, Sant'Antelmo di Belè, e tutti i santi e gli angeli, con la capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Amen. Alleluia.